Un cordiale saluto, gentili ascoltatori dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Un cordiale saluto da Sara Meini e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Pieri vi racconteranno il primo dei posticipi dell'undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Fiorentina-Napoli, match di alta classifica, perché la formazione di Vincenzo Montella vuole scalare posizioni e portarsi nella zona alta della graduatoria, perché il Napoli dopo il match di Europa League e dopo la vittoria sulla Roma vuole mantenere inalterato il distacco dalle battistrada, possibilmente anche accorciarlo, vedremo come finiranno quindi questi 90 minuti. Intanto 30.000 spettatori allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con larga rappresentanza di tifo partenopeo, circa 2.000 i sostenitori della formazione di Rafa Benitez giunti fin qui per sostenere i loro colori. Match quindi di alta classifica, match che dovrà darci un'indicazione importante sul proseguo della stagione e della Viola e degli Azzurri. Napoli che riparte ora sulla zona sinistra del campo con Mare Kamsic, siamo già a ridosso dell'area di rigore della Fiorentina, parte il corso in mezzo, Higuain, attenzione al dribbling, la palla sul sito, parte il tiro, pallone che sfiora il palo alla destra di Neto, azione da gol della Napoli con la tocco di sinistro di Gonzalo Higuain. Nola Lorenzo Insigne nella posizione di mezzo sinistro, ha evitato un avversario, si trattava di Mati Fernandez, si accentra il numero 24, ancora una finta su Porcavallero, la conclusione dalla lunga distanza con il pallone che finisce non lontanissimo rispetto al palo sinistro della porta difesa da Neto, che comunque si era disteso in tuffo a mezza altezza. Babacar intercetta in combinazione con Porcavallero, ancora Babacar dalla lunga distanza, parte il tiro che sfiora l'incrocio dei pali, una bordata da 25 metri del numero 30 di collo pieno destro, è andata a sfiorare il 7 della porta difesa da Rafael, che questa volta non sarebbe potuto intervenire se mai il pallone fosse stato direzionato all'interno dello specchio della porta. Diciamo che il pallone ha anche accarezzato l'incrocio dei pali prima di finire sul fondo. Sì, ha toccato la traversa nella parte alta. Di nuovo Fiorentina-Napoli, Repice e Meini. Siamo giunti al minuto 26 nel corso del primo tempo, siamo ancora fermi sullo 0-0, ma nel periodo non collegato abbiamo assistito ad un'azione maradoniana di Gonzalo Higuain, che dalla propria tre quarti campo ha praticamente saltato in blocco solitario tutta la difesa del Napoli, si è presentato, della Fiorentina scusate, si è presentato davanti a Neto, ha provato a beffarlo con l'esterno del piede destro, pallone che è uscito non di molto rispetto ai pali della porta della formazione allenata da Vincenzo Montella. Grande azione di Gonzalo Higuain. Mamma mia, cosa ha fatto Higuain e come ha fatto a sbagliare poi il tocco finale, perché aveva fatto davvero tutto bene, aveva superato Savic e Gonzalo senza neanche accorgersene e poi dopo ha cercato di beffare Neto, ma non ci è riuscito. Jorginho che evita un avversario, non il secondo, ancora Mertens, vince il duello fisico con Matti Fernandez, si avvicina al limite, prova a scaricare con l'esterno, sull'estremo settore di destra, arrivato Cagliecon, è pronto al traversone, secondo palo, Amsic, conclusione, Murata, poi il pallone che è girato in porta da pochi metri ad opera di Mertens, viene ribattuto da Savic che porta la sfera all'interno della propria metà campo ma lontano rispetto alla propria area di rigore, ruba palla Quadrado, attenzione alla Fiorentina in avanti, Quadrado evita Lopez, c'è sulla sinistra Porcavallero, servito, lato corto dell'area di rigore, va a puntare Maggio, mette palla sulla destra, ancora lì dietro per il Quadrado, ai 20 metri Quadrado libera il tiro e la deviazione di Rafael, che con la punta delle dita va ad evitare la capitolazione della propria porta spedendo in calcio d'angolo, e questa volta Fiorentina pericolosa con la conclusione dai 20 metri di Quadrado, proprio accarezzata con la punta delle dita della mano sinistra da parte di Rafael, che evita che il pallone possa adagiarsi sul palo o all'interno della porta proprio alla sua sinistra, pallone al limite con Higuain che lo gioca sull'estremo settore di sinistra, sta per arrivare Cagliecon, evita di anticipo Quadrado, 2 contro 2, attenzione c'è Amsic, solo Amsic al limite, Amsic con una finta, la palla sul sinistro, miracolo di Neto che riesce a neutralizzare la conclusione dello slovacco, che a quel punto sembrava dover essere necessariamente vincente, evitato con un dribbling a rientrare il difensore che andava a coprire dalle sue parti, vale a dire Tomovic, strada spalancata verso la porta della Fiorentina, piatto sinistro troppo pigro, troppo centrale, e miracolo di Neto che ha messo in corner. C'è Maggiore in posizione di la destra, viene francobollato da Alonso, parte il traverso insidioso, pallone lisciato, Higuain, il ruggito del Pipita, il Napoli è in vantaggio esattamente al 17° minuto nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Gonzalo Higuain non ha perdonato l'errore della difesa della Fiorentina in posizione vantaggiosissima, ha scaricato il destro sotto la traversa alle spalle dell'incolpevole Neto, il Napoli è in vantaggio per 1-0 al 16° ha segnato Gonzalo Higuain. Ha sbagliato tutto Tomovic per Higuain che si trovava già all'interno dell'area di rigore, devo dire che è stato davvero facile bucare questa volta Neto. Sì, un gol di Higuain da rapace dell'area di rigore, è riuscito a girare con il destro
di prima intenzione dopo il rinvio assolutamente sbilenco di Tomovic, che praticamente ha chittato il pallone per il centravanti argentino, non si è lasciato pregare il Pipita, immediatamente girato con il destro in maniera imparabile sotto la traversa, esplosione degli oltre 2000 tifosi del Napoli presenti allo stadio Franchi. Il Napoli è in vantaggio per 1-0 proprio nel momento in cui, eccezione fatta per il contropiede condotto e rifinito da Callejon e concluso da Amsic, che ha esaltato le qualità di Neto, dicevamo proprio nel momento in cui però la Fiorentina era andata vicina al gol del vantaggio con la conclusione di Cuadrado. Aveva iniziato il secondo tempo, almeno relativamente al primo quarto d'ora, con un piglio determinato rispetto all'andamento della prima frazione di gioco. Vedremo se e come ora reagirà la squadra di Vincenzo Montella sotto di un gol, quello segnato al 17° da Gonzalo Higuaín. Mati Fernandez, c'è spazio per lui, Babacar che non ci arriva, pallone alle spalle verso Alonso, ma recupera ancora meravigliosamente Callejon, autore di una partita anche dal punto di vista tattico e non solo da quello tecnico assolutamente pregevole. Cuadrado punta l'avversario per il traversone, Gomez di testa, pallone sulla traversa, Super Mario Gomez nel pezzo forse migliore del suo repertorio, è andato a bruciare sull'anticipo all'altezza del primo palo con Koulibaly, ha colpito fronte piena il traversone molto molto rapido da parte di Cuadrado, è andato però ad intercettare la parte alta della traversa di un Rafael battuto, è bravissimo Mertens a conservarlo, a cederlo a Callejon, è partito Higuaín dalla parte opposta, arpione il pallone con l'esterno del piede destro, entra in area Higuaín poi perde Guzman in area, scambio tra i due, Higuaín alla conclusione dai 13 metri, manda sul fondo, altro contropiede meravigliosamente gestito dagli uomini di Rafa Benitez, questa volta è mancato l'acuto del Pipita. Mati Fernandez ai 25 metri, è pronto al cross, eccolo che parte al biollo di testa da allontanare, ancora però tra i piedi di Pizarro che allarga di prima intenzione sul settore di sinistra, Manuel Pasquale pronto al cross anche lui verso il secondo palo, ci arriva Rafael che allontana Cuadrado da quelle parti, così come Mati Fernandez che uncina il pallone, entra in area, opera il cross, Mario Gomez anticipato al limite, Pasquale potrebbe caricare il sinistro che parte e il pallone che viene salvato sulla linea da Koulibaly, intervento miracoloso di Koulibaly che evita il pareggio della Fiorentina dopo il diagonale di Manuel Pasqual, tiro d'angolo in favore della squadra viola, parte il cross di Borja Valero, spera nei 16 metri del Napoli, ancora Koulibaly assoluto protagonista in questa fase del match, colpo di tacco di Albiol, contropiede del Napoli, c'è adesso Callejon che cerca di involarsi nella metà campo avversaria, vuole la corsa di De Guzman sulla corsia di sinistra, è fermo Pizarro, non è fermo però Cuadrado che va ad affrontare in maniera assolutamente fallosa il giocatore del Napoli, calcio di punizione in favore della squadra di Rafa Benitez, minuti che scorrono sul cronometro, ammonizione per Cuadrado, siamo al 47° e 25 secondi, calcio di punizione in favore della squadra di Rafa Benitez che potrebbe far morire lì la partita, che potrebbe quindi condurre in porto una vittoria sicuramente molto importante per il suo campionato, per la sua classifica, quota 21 il Napoli arriverebbe con i 3 punti conquistati all'Artemio Franchi e di Firenze, rimarrebbe invece a quota 13 la Fiorentina, certi una posizione di classifica non consona a quelle che erano le previsioni e della vigilia, e quindi il Napoli che si candida così come era nelle previsioni a terza forza del campionato dietro la Juventus e la Roma, ma insomma un Napoli che dopo le ultime prestazioni lascia veramente a ben sperare per il proseguo della stagione, la vittoria sulla Roma, la vittoria in Coppa e ora questa vittoria sul difficilissimo terreno della Fiorentina, sta per scadere anche il tempo di recupero, siamo giunti alla 47esima, al 48esimo in questo istante è finita, il Napoli passa a Firenze grazie alla rete di Gonzalo Higuaín al 17esimo del secondo tempo, i fischi del pubblico del Franchi, il tripudio dei 2000 supporter della squadra di Rafa Benitez che evidentemente adesso va a festeggiare sotto lo spicchio di stadio occupato dai propri tifosi, una partita che il Napoli ha condotto in maniera mirabile dal punto di vista tattico, è riuscita a resistere al forcing della Fiorentina nei minuti finali, è riuscito soprattutto nella prima parte del match e nel secondo tempo ad assestare il colpo vincente con Gonzalo Higuaín, e tutto sommato possiamo dire che si tratta di una vittoria meritata. Esulta sotto a noi il presidente del Napoli De Laurentiis, tanti giocatori dalla panchina si sono alzati per andare a abbracciare il difensore Koulibaly che ovviamente ha salvato il risultato, Manuel Pasqual che era entrato da pochi minuti, aveva salvato la Fiorentina in Coppa, l'avrebbe voluta salvare anche in questa occasione, ma certo non gli è andata bene. Napoli a 21 punti, quindi ad un punto dalla Roma che stasera dovrà però effettuare il suo impegno in casa all'Olimpico contro il Torino, Juventus che viaggia a quota 26, Napoli comunque terzo in classifica, scavalcata ad un balzo la Sampdoria a quota 20 che ieri ha pareggiato con il Milan in casa per 2-2, Napoli quindi che si candida terzo incomodo del campionato e lo fa a maggior ragione e dopo la vittoria sulla Roma prima, sulla Fiorentina poi, all'Artemio Franchi di Firenze, grazie alla solita prudenza di Gonzalo Higuaín al 17esimo della ripresa, a me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori
Pieri per la preziosa collaborazione tecnica. Andrea Pieri per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca. Sara Maini nel ribadirvi che il Napoli ha battuto la Fiorentina a Firenze per 1-0 grazie alla rete di Gonzalo Higuaín al 17° del secondo tempo. Francesco Repice augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.